La legge di bilancio esprime però coraggio, ma da un altro punto di vista. Esprime coraggio e anzi arroganza quando si accanisce contro le fasce più fragili della popolazione, le fasce più indifese e quando acuisce ancora di più la sofferenza e l'impoverimento del ceto medio. Ai pensionati la destra aveva proposto addirittura in campagna elettorale di elevare le pensioni minime a 1.000 euro. Noi abbiamo detto che era una presa in giro, però certo non ci saremmo aspettati che al netto degli aumenti già programmati avrebbero per le pensioni minime ai pensionati con la minima riservato solo 8 euro. L'ho già detto in Parlamento. Guardate che prendere in giro le persone non è una cosa bella, è una cosa brutta, però prendere in giro chi ha così poco, i pensionati con la minima, è vergognoso. Con la manovra di bilancio, quindi, il governo ha iniziato a recapitare i suoi regali in questo tempo natalizio. Sotto l'albero, però, famiglie, imprese si ritroveranno precarietà, si troveranno i voucher, il taglio immediato del reddito di cittadinanza per una platea che comprende 600.000 persone. Attenzione, attenzione, lo Svimez ha programmato per l'anno prossimo un incremento della povertà, avremo altri 700.000 poveri, quindi non facciamo solo il calcolo sulla platea attuale, facciamo perché questa è una legge per l'anno prossimo, aggiungiamo a questa platea che non avrà più nulla, anche un'ulteriore platea di 700.000 persone fragili. C'è poi un taglio di 6 miliardi in 2 anni per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, che infligge un colpo durissimo alle pensioni medie, ma anche medio-basse. Poi c'è la diminuzione della spesa sanitaria, il taglio di centinaia di scuole. Ecco, adesso c'è un'immagine, quella che vedete è una immagine tristemente nota ormai di questi giorni, è diventata famosa perché sono le mazzette di contanti che rappresentano più di 1.000 parole, il più grande scandalo delle istituzioni dell'Unione Europea, il cosiddetto Qatargate. L'Italia come risponde? Grazie alle scelte del governo, corrotti e corruttori avranno vita più facile, perché le misure che hanno predisposto aiuteranno i corrotti della pubblica amministrazione. Aumentano il tetto al contante, tolgono la libertà ai cittadini. Loro parlano di libertà, attenzione, è una grande bugia presa in giro anche questa, perché la libertà è di pagare con i contanti, bene, come abbiamo sempre previsto noi, ma la libertà è anche di pagare con le carte elettroniche.